Sono molto d'accordo su un passaggio che ha evocato ora Luigi. La disponibilità al cambiamento è gigantesca. Siamo dentro un passaggio che può diventare un salto. Soltanto un'avvertenza però. Può diventare un salto in tutte le direzioni. I precedenti storici ci devono rendere consapevoli e inquieti. Il mix di recessione, disoccupazione di massa e crisi dei partiti negli anni, tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento ha trascinato l'Europa in una stagione di turbolenta crescita di populismi reazionari verso il fascismo e il nazismo e poi verso la guerra. Il ritorno dei reduci dal fronte della Prima Guerra Mondiale, una gigantesca questione di smarrimento sociale, le flebili risposte della democrazia giolittiana in Italia e della Repubblica di Weimar in Germania. Fu una immensa domanda di cambiamento che portò non al colpo di Stato, ma al plebiscito nei confronti del Duce e nei confronti del Führer. Bisogna avere, lo dico non perché le comparazioni storiche debbano essere meccaniche, ma dobbiamo avere la consapevolezza del fatto che si è consumata una storia e che quello che vediamo girare per l'Europa è anche lo sdoganamento di culture profondamente autoritarie. E la delegittimazione della politica è funzionale alle culture autoritarie, non alle culture del cambiamento. Il fatto che in Italia, al capolinea del berlusconismo, da parte della grande stampa borghese, sia partita la campagna contro la casta, che al centro dell'analisi di un lungo ciclo economico-sociale, non ci sia stata la destra e il liberismo, ma ci sia stata la politica in quanto tale, le funzioni parlamentari in quanto tali, ha consentito un occultamento straordinario delle responsabilità di chi aveva trascinato questo paese in una voragine. Attenti, i populisti sono bravissimi a trovare sponsor impensabili e tra gli sponsor dell'antipolitica ce ne sono di quelli che hanno il palato raffinato, frequentano i salotti buoni della finanza e del mondo bancario italiano, gli stessi che hanno lisciato il pelo a Berlusconi e a Bossi per 20 anni, fermo restando che 20 anni dopo hanno scoperto che avevano qualcosa di intrinsecamente teppistico o di antiestetico nel loro stile. Ma è l'antica borghesia italiana che con la sua incapacità di essere classe egemone liscia il pelo a tutto ciò che ostacola la crescita di una cultura del cambiamento e della trasformazione. E la manipola in forme che possano di volta in volta presentare un guitto oppure una figura carismatica, qualcuno che in forme di straordinaria manipolazione dei bisogni di massa riesca a proporre il discorso del cambiamento fuori da qualunque coordinata sociale. Diciamo con parole antiche, il cambiamento non può neanche cominciare a esistere retoricamente se non si parte dalla giustizia sociale, se non si parte dalla denuncia di una condizione di diseguaglianza che è lo scandalo del mondo nostro. E quindi noi siamo dentro un passaggio molto stretto, è difficile.
dove dobbiamo renderci conto di che cosa è accaduto e del perché noi siamo caduti. Si è citato Genova. Il punto di Genova non è un punto semplicemente soggettivo. Per me, che ero un dirigente di Rifondazione Comunista, l'occasione perduta.